dalle mura, tutto per voi. Comincia Aldo Morelli. Ciao Cristiano, buonasera e complimenti per la partita. Volevo chiedere se ti aspettavi un esordio del genere vincente, con una vittoria strameritata. Dove può arrivare questa squadra e cosa ti aspetti da parte tua? Che contributo puoi dare? Grazie. Buonasera a tutti, ma sì, innanzitutto siamo contenti per la prestazione, per aver dato insomma un buon approccio sia alla partita che al campionato. E niente, abbiamo fatto un mese intenso per lavorare su questo, arrivare preparati a questa partita. E niente, lavoriamo in settimana, partita per partita, e il nostro obiettivo è fare il meglio possibile partita successiva. Fabio mi ha mandato parola di vita. Ciao, come sta crescendo questo gruppo? Che te ne pare? Ma intanto quando sono arrivato c'è stato subito grande affiatamento e grande aiuto da parte dei vecchi e insomma di quelli che sono qua già da tanto. E stiamo crescendo giorno per giorno, lavoriamo intensamente e cerchiamo di dare il massimo poi in campo. Altre domande? Osvaldo Morisco. Buonasera, volevo chiederti, ieri il mister parlava insomma alla vigilia che aveva delle buone sensazioni, ve le ha trasmesse e voi le avete messe in campo praticamente. Sì, abbiamo fatto una bella settimana, belli aggressivi, belli compatti e questo poi ci ha dato una mano appunto nell'approccio della partita e appunto nella prestazione che abbiamo fatto. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Complimenti per la prestazione perché ti abbiamo visto nelle amichevoli, però non ti abbiamo visto in Coppa Italia, probabilmente il tecnico l'aveva conservato. Però soprattutto sei entrato come se avessi sempre giocato con i tuoi compagni, preciso, anzi secondo me tra i migliori in campo. Oggi la difesa proprio ha fatto il suo mestiere tenendo lontano tutti, come dire, i problemi che poteva creare la Cremonese. Sì, no, innanzitutto c'è stato grande coinvolgimento già da quando sono arrivato da parte di tutti, quindi è stato anche più facile integrarmi e questo vale un po' per tutti, anche i nuovi che sono arrivati più recentemente. Sono tutti a disposizione, sanno tutti cosa fare, quindi siamo pronti da questo punto di vista. Antonio Palopoli. Sì, è un po', stasera abbiamo visto, no, la solita storia, Davide contro Golia, no? Siete stati grandiosi perché avete buttato il cuore oltre l'ostacolo, no? Questo ne siete consapevoli, credo. Sì, volevamo questo, volevamo una prestazione aggressiva, sempre diciamo uomo su uomo, senza far giocare troppo l'avversario e ci siamo riusciti, siamo contenti di questo.